andiamo a vedere i cosplay di Hazbin Hotel. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati! Oggi, come avete letto dal titolo, andiamo a vedere, a votare i cosplay di Hazbin Hotel. Tu dici, perché i cosplay di Hazbin Hotel? Che hai fatto? Hai preso delle foto quella di persone? No, semplicemente andrò su TikTok, sul mio profilo TikTok, e dato che ultimamente sono invaso da cosplay di Hazbin Hotel, cioè il 98% delle cose che mi escono su TikTok sono cosplay di Hazbin Hotel, quindi ho detto vabbè, a sto punto andiamo a dargli un voto. Solo una volta potrò dare il 10, quindi potranno avere tanti 9, tanti 7, tanti 8, ma solo una volta potrò dare il 10. Quindi andiamo a vedere subito i cosplay di Hazbin Hotel, ovviamente dopo che tu che ci stai guardando, tu e anche tu, mi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai. Quindi andiamo a vedere su TikTok i cosplay di Hazbin Hotel e dargli un bel voto. Chi si prenderà il 10? Allora, apriamo TikTok e ci sono loro. Questa volta è Demon Slayer, raga, loro sono tanta roba, però sono fuori votazione. Andiamo agli altri. Questo è un anime. Primo. Interessante, io gli do un bel 7. Andiamo avanti. Questo è come fanno i cosplay, ma ne parleremo in un altro video. Questo è sempre un makeup. Questo no. Ecco, questo sarà un altro cosplay. Diamogli un like e vediamo che voto si prende. Devo dire che sì, un bel 8 ci sta tutto, è molto inquietante. Andiamolo a rivedere se l'8 se lo merita. Eh sì, raga, secondo me l'8 ci sta tutto, L'8 secondo me ci sta, è proprio inquietante anche come trucco, bravo. Andiamo a vedere, non credo tu sia di Hazbin Hotel. No, questi sono i disegni. Questo non è degli Hazbin Hotel, ma il my like se lo merita lo stesso. Andiamo a vedere. Raga, questo mi è uscito un sacco di volte, Vediamo quanto è accurato, vediamo cos'altro si possa vedere. Bello, sto gioco di luci mi piace parecchio, 8,5, mi piace molto il gioco di luci finale, bravo, molto bravo. Andiamo a rivedere. Sì raga, il gioco di luci finale è molto figo, devo dire. Questo è come si fanno le parrucche. Questo no. Questi sono sempre quelli che abbiamo visto all'inizio. Il like se lo meritano anche loro. E lui, raga, io credo che lui è di Hazbin Hotel, credo sia di Hazbin Hotel. Nel caso un 7 ci sta. 7 ci sta, vabbè. No, non credo sei di Hazbin Hotel, soprattutto fu un po' fuori tempo, diciamo. Loro no. Raga, attenzione che questa è tanta roba, tanta roba. Secondo me l'otto se lo merita, l'otto ci sta, l'otto è suo, brava. Chiamava questo no. Questo è un cosplay di Hazbin Hotel, c'è scritto like a prescindere, e vediamo. Devo dire, raga, questo Angel Dust si è meritata un bell'otto, raga, l'otto ci sta, perché non posso dare troppi voti alti, l'otto ci sta.
Non è di Azbin Hotel, ma andiamo avanti, ne faremo in un altro video. Questo è di Azbin Hotel, like a prescindere, e vediamo come esce. Non mi deludere, non mi deludere. Ci sta, io gli darei un 7, io gli darei un 7. Andiamo avanti. Credo sia di Azbin Hotel, data la musica, eh. Non mi deludere, non mi deludere, Ci sta. E raga, obiettivamente 6, raga, obiettivamente 6. Non credo sia di Azbin Hotel, non credo. Andiamo avanti. Questo è sempre lui, fuori gara, perché già ti ho votato, ti ho dato un bel 8.5, credo, non me lo ricordo. Like a prescindere, ci sta. Andiamo avanti, vediamo loro chi sono, quindi like. Questa è un'esibizione, raga. Vediamo. Devo dire, esibizione molto ben fatta. La scosciata della di lei ci sta, mi piace molto. È bello questa esibizione così di liscio, possiamo liscio, tango, non so. Secondo me, raga, entrambi, diamogli un 9 ad entrambi. Loro non sono di Azbin Hotel, ne riparleremo in un altro video. Questo è un make up. Questo è un Krampus che non è di Azbin Hotel. Questo nemmeno di Azbin Hotel. Oh, vediamo lei. Like a prescindere, vediamo. Vediamo che voto gli possiamo dare. Diamogli, raga. Diamogli un 6 e mezzo. Poi sono 4 di Azbin Hotel, quindi voto complessivo a tutte e 4. Gli occhi luminescenti sono molto fighi, devo dire, quindi voto complessivo un bel 9, perché è fatto molto molto bene. A me piace. 9 tutte e 4, voto complessivo. Andiamo avanti. Questa è altra di Azbin Hotel. Adesso sono in basso ad Azbin Hotel. Andiamo a vedere che voto gli possiamo dare. Allora gli diamo un 6. Diamogli un 6, voglio essere proprio stronzo. 6. Questo è sempre lui, lei è un'altra. E diamogli un voto questa volta per lei a sto punto. Gli diamo un bel 8 e mezzo. Questo no. Questo Angel Dust, che voto gli diamo? No, ma c'ha due occhi diversi di colore, quindi 8 e mezzo. Gli do un bel 8 e mezzo, secondo me. Beh, secondo me ci sta 8 e mezzo. Questo cosplay transition, di che cos'è però? Non mi deludere. Non so se è di Azbin Hotel. Però andiamo avanti. Non lo so. Questo non è Azbin Hotel. Questo no, non credo sia di Azbin Hotel. Quindi andiamo avanti. Questa no. Raga, questo è un altro. Raga, attenzione. Cosa si è fatta addirittura le protesi per il gatto, per il personaggio. Raga, secondo me 9 e mezzo, raga. Like, ci sta tutto il tuo like. E secondo me 9 e mezzo. Bravo. Vedo, questo è di Azbin Hotel sempre. Gli diamo un... questo di gruppo, quindi voto complessivo. Gli diamo un... 8 a tutti quanti. Un altro Alastor, va molto Alastor, Che voto gli diamo a questo Alastor? Secondo me 8 e mezzo ci sta per Alastor. Vediamo se qualcuno se lo becca e sto 10. Stiamo per finire il tempo. Questo è Lucifer, like. Vedo alcune imperfezioni nel cosplay, attenzione. Vedo alcune
Io gli diamo un 8, 8, 8, raga, 8. Questo non è un cosplay, questo non è... Oh. Loro, che voto gli diamo? Secondo me, il voto di gruppo, 7, voto di gruppo ragazzi, 7. Sono proprio stronzo oggi, eh. Andiamo a vedere un altro cosplay di Azbin Hotel. Questo non è, questo non è. Secondo me anche questa è da... No, questa 7 e mezzo, 7 e mezzo. Lei 7 e mezzo. Andiamo avanti. È solo un balletto di Azbin Hotel, quindi andiamo avanti. Raga, forse ce lo abbiamo. Io mi voglio sbilanciare, ma forse raga, il 10 ce l'abbiamo. E vediamo. Secondo me, raga, 10 sospeso. Se l'ultimo non mi dà soddisfazione, il 10 se lo becca lui. 10 in sospeso. Andiamo avanti, vediamo chi c'è. No, cosplay non è. Vediamo se loro giocano il 10, se lo... Raga, like a prescindere si dà sempre, mi raccomando. Il 10 ce l'abbiamo. Era, non so se indietro, va indietro. Raga, il 10 se l'hai meritato. Lui Crispy, complimenti per esserti meritato il 10 di questa prima puntata. Vediamo come va, se altra volta si vedono. Bravo Crispy, ti sei meritato un bel 10. E quindi complimenti per il tuo cosplay di Azbin Hotel. Voto 10, bravo. E quindi ragazzi, abbiamo visto alcuni cosplay di Azbin Hotel. Come avete visto, il 98% dei video che mi escono su TikTok sono quasi tutti di Azbin Hotel, tranne piccole eccezioni, ma è solo perché è gente che già seguo, quindi probabilmente è per questo che li avete visti. Però tutto il resto è tutto di Azbin Hotel. Quindi bravo Crispy, ti sei meritato un bel 10. Ragazzi, soprattutto, cosa importante, scrivete qua sotto nei commenti il vostro 10, a chi lo date di quelli che avete visto poco fa. Vediamo se siete d'accordo con me, oppure se qualcun altro se lo meritava questo 10, eh. Quello che ha fatto Adamo stava lì per piasselo, però raga, il 10 finale di Crispy ci sta tutto. Devo dire, anche è arrivato anche in orario con la finale con la fine del video. Bravo a Crispy. Mi raccomando ragazzi, scrivetemi nei commenti, oltre al vostro voto, se avete fatto altri cosplay di Azbin Hotel e quale personaggio. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video con ancora non lo so che cosa uscirà fuori. Ciao cari!